bello che ho trovato nei miei 30 anni di missione in Costa d'Avorio è stata quella di imparare a parlare, cioè parlare, chiacchierare, naturalmente lo sappiamo fare tutti in italiano, anche in francese, lì la lingua ufficiale è il francese. Però mi sono trovato fin dagli inizi in una zona dove la gente, la più parte, non capiva il francese, hanno le loro lingue locali, la Costa d'Avorio ha 70 lingue locali, poi all'interno delle lingue ci sono i dialetti. Ecco, la lingua dove ero io si chiama Koulango e lì ho dovuto imparare a parlare. E chi mi insegnava? Erano i ragazzi, la gente che aveva tanto lavoro, andare in campo, non aveva il tempo, invece i ragazzi che ti sono lì da mattina a sera, avevano tempo da perdere e io ho perso tanto di quel tempo per imparare a parlare la lingua Kulango. Però è stato bello, perché riscopri un nuovo mondo, la lingua è la porta di una cultura. Anche a proposito di fede, la mia fede cristiana, ecco, dire in Kulango il Vangelo, riscopri tanti termini, cose che neanche ci pensi. Quando si parla, non so io, del pane e del vino, si parla dell'agnello di Dio, cose che le fai per abitudine qui in Italia, Padre nostro, le fai per abitudine, il Signore sia con voi, lì devi dirlo in altra lingua e come lo dici? Come la gente può capirti? Ecco, io penso che il fatto di imparare a parlare un'altra lingua e dire in un'altra lingua la tua fede ti arricchisce, la riscopri e forse ne abbiamo bisogno anche qui in Italia, di scoprire come trasmettere oggi in un linguaggio che la gente di oggi italiana, i giovani, i ragazzi possano capire, quello è importantissimo anche per noi qui nel nostro paese. C'è un'altra cosa che ho imparato nei miei anni di missione, cioè saper parlare la lingua che tutti capiscono, anche i sordi, sia in Italia come in Africa, è il linguaggio dell'amore, cioè il voler bene alla gente concretamente, essere vicino a chi si trova nel bisogno, perdonare a chi ti ha offeso senza tenere rancore. E questo è proprio il linguaggio più importante, è il linguaggio di Pentecoste. E buona missione allora, buona missione a tutte e a tutti.